Secondo me chi dice di no mente, almeno una volta nella vita tutti. L'amico che più frequenta casa tua? Probabilmente il mio migliore amico, anche perché abita a 100 metri da casa mia. Hai 3 posti sul divano. Chi vorresti ci fosse seduto? Metterei qua Kim Kardashian, qua Kendall Jenner e un po' più in là forse Kylie Jenner. Il consiglio sbagliato che hai dato o che ti hanno dato? Mi hanno dato un consiglio sbagliato che è stato di non ascoltare il mio sesto senso, che ha sempre ragione, e viceversa il consiglio che io ho dato spesso in realtà era di seguire le proprie emozioni, ma certe persone non hanno capito bene cosa dovevano fare, secondo me. Privé in discoteca, karaoke in casa o altro? Mi piace molto uscire a fare festa, quindi forse una bella serata fuori con gli amici. Il tuo partner in crime? Il mio partner in crime è la mia mamma. Per me è lei, proprio racconto tutto a lei, mi diverto con lei, ma riusciamo a essere anche molto più seri. Sei innamorata? Sì. Una red flag in un partner? La gelosia ossessiva mi spaventa un po'. Cosa tieni nel cassetto accanto al letto? Sicuramente le cose per dormire, ma la cosa che non manca mai è una maschera idratante per le labbra notturna. Il luogo più strano dove hai fatto l'amore? Allora, ok, che siamo amiche, ma ci stiamo conoscendo oggi, quindi te lo dirò un'altra volta. Pigiamone o intimo sexy? Assolutamente pigiamone, felpato e rigorosamente brutto, ma comodo. Cibo preferito? Pizza. Cibo che detesti? I mandarini non li sopporto assolutamente, non posso nemmeno sentirne l'odore. Sai cucinare? Qual è il piatto che ti riesce meglio? Il piatto Elisa, diciamo, è pasta con sugo di pomodoro, Philadelphia e granella di mandorle. Spuntino di mezzanotte perfetto? Io adoro il gelato, soprattutto prima di andare a dormire. Hai un posto preferito dove mangi qui in casa? Mi piace mangiare solitamente seduta al tavolo. Non mi piace mangiare sugli sgabelli, non devo mangiare in alto, sennò mi innervosisco, e nemmeno in piedi. Guardi film porno? Secondo me chi dice di no mente, almeno una volta nella vita tutti. Quella volta che hai sfidato il proibito? Quando ho detto ai miei genitori che andavo a dormire da un'amica, mentre poi sono andata a dormire dal mio ragazzo, però poi ho detto la verità perché non so mantenere un segreto con loro. Una cosa di cui ti vergogni? Non so assolutamente cantare e davanti al mio ragazzo non lo faccio mai perché lui invece è molto bravo. Il tabù che hai sfatato? Probabilmente andare in bagno da sola quando sono in compagnia, perché se sono con una mia amica deve per forza venire anche lei e si sa che noi donne andiamo sempre in bagno in due. Qual è la tua beauty routine appena sveglia? Prima cosa che faccio appena sveglia, mi lavo la faccia e faccio una bella skincare, perché senza non inizia mai nessuna mia giornata. E la sera prima di andare a dormire, anche se sono andata a ballare, mi strucco sempre.